Ciao a tutti! Oggi vi propongo una ricetta salva cena e per il pranzo fuori casa. Ho pensato ad una crostata salata di pasta sfoglia ripiena di spinaci, feta e nocciole. In pratica una torta salata con gli spinaci ma con la fattezza di una crostata. Per prima cosa cuocere 500 g di spinaci in una padella con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio e un pizzico di sale. Una volta cotti, metterli in un colino e pressarli con un cucchiaio per eliminare i liquidi, quindi far raffreddare e tagliuzzarli. Poi tostare 50 g di nocciole o se preferite potrete usare i pinoli. Tostateli in una padella su fiamma media per circa 5 minuti. Saranno pronti quando iniziano a rilasciare il loro profumo. Quindi far raffreddare. Se usate le nocciole, tritatele con un coltello. In una terrina versare gli spinaci freddi, 50 g di formaggio grattugiato, 3 uova sbattute, g di feta tagliata a cubetti, e infine le nocciole o i pinoli. Quindi amalgamare il tutto. Prendete una teglia rettangolare di circa 30x20 cm. Estendete un rotolo di pasta sfoglia. Adagiatelo nella teglia con la sua carta e bucherellate il fondo con una forchetta. Versare il composto di spinaci distribuendolo uniformemente e ripiegare verso l'interno la pasta. Stendere l'altro rotolo di pasta sfoglia e con una rotella tagliapizza o un coltello ritagliare delle strisce larghe circa 2 cm. Disporre le strisce in modo obliquo, prima da un verso, poi dall'altro, formando un reticolo come si fa con la crostata. Sbattere un uovo e con un pennello stenderlo sulle strisce e sui bordi.
Cuocere subito in forno già caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. La crostata salata di pasta sfoglia è buona sia tiepida che fredda. Un piatto sfizioso, sostanzioso e comodo da mangiare anche fuori casa. La forma a crostata dà alla torta salata una forma diversa delle solite ed ha un impatto visivo d'effetto. Provatela con questa farcitura e divertitevi a sperimentarne altre. Ciao da Micaela!